la gente, benvenuti in questo nuovissimo video su YouTube. Io sono Irene e oggi, ragazzi, ci troviamo nel secondo mini video della serie dei consigli per cui vale e non vale la pena aprire un canale YouTube. Se ve lo siete persi, qualche settimana fa è uscito il primo episodio di questa serie, che vi lascio nelle i in alto a destra da qualche parte e potete andare a recuperare, ma adesso direi di passare subito al video e di spiegare quali sono i tre buoni motivi per cui non conviene aprire un canale YouTube. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Bene, eccoci qua per parlare dei tre motivi per cui non conviene aprire un canale YouTube. Il primo buon motivo per non aprirlo è che YouTube non è un gioco, ma a volte può essere davvero tanto ma tanto rischioso, soprattutto se si tratta di canali gestiti da bambini. Ovviamente i più piccoli non hanno la consapevolezza di quello che andranno a fare, non hanno la consapevolezza del pericolo e di conseguenza potrebbero trovarsi in situazioni molto spiacevoli. Oppure questa è una cosa che succede anche a persone più grandi, che magari per un piccolo errore di distrazione comunque si ritrovano a far conoscere comunque all'internet, a mettere sull'internet delle informazioni che in realtà dovrebbero restare private, come per esempio il proprio domicilio o comunque i propri dati bancari o cose del genere. Quindi se non si sta abbastanza attenti è molto facile ricadere in truffe o comunque ricadere in situazioni poco piacevoli. Il secondo motivo per cui non conviene aprire un canale YouTube è il guadagno. Infatti, se volete guadagnare subito, YouTube non è il posto che fa per voi, perché ovviamente iniziare a guadagnare su YouTube richiede del tempo, passione, costanza e molte volte magari si deve investire più di quello che si guadagna per cercare comunque di portare avanti il canale. Attualmente i criteri della monetizzazione sono che non devi avere avvertimenti di copyright e devi rispettare le norme della community, poi devi essere in possesso di 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazioni totali nell'ultimo anno, che sono criteri che per un canale aperto da poco sono anche molto difficili da raggiungere spesso, anche perché se hai aperto da poco un canale, soprattutto se è il tuo primo canale e quindi sei alle prime armi, sicuramente ci metterai molto più tempo di una persona che invece sta su YouTube da magari più tempo per raggiungere questi requisiti. E quindi ovviamente magari ti vedrai i sogni infranti, tra virgolette, perché magari ti aspettavi di guadagnare subito dopo uno o due mesi e invece ti ritrovi magari lì per un anno, due o magari anche tre e via così dicendo, insomma, a non guadagnare assolutamente niente. Quindi questa è una cosa che si inizia principalmente per passione. Che poi in futuro possa divenire un lavoro, nessuno lo mette in dubbio, probabilmente anche uno dei lavori più belli, perché fai una cosa che ti piace e vieni pagato per farla. Però, appunto, raggiungere quell'obiettivo è davvero molto molto difficile e richiede tempo, pazienza, costanza e tanti sacrifici. Il terzo punto per cui non dovreste aprire un canale YouTube è l'impegno. Perché se non volete impegnarvi, purtroppo, lasciatevelo dire, ma non andrete da nessuna parte. Se vi svegliate così una mattina e decidete che volete aprire un canale YouTube e magari in un mese volete monetizzare o in un mese volete fare dei numeri spaziali, allora YouTube non è il posto adatto. Perché, come già vi ho detto prima, YouTube richiede tanto ma tanto ma tanto impegno. E molte volte si devono raggiungere dei compromessi per cercare di portare avanti il proprio canale. Magari certe volte bisogna rinunciare a qualche uscita con gli amici, a fare delle rinunce comunque un po' particolari per magari investire in attrezzatura, investire in cose che in realtà ti servono per migliorare te stesso e per migliorare il canale. Anche se comunque adesso nel 2020 esistono gli strumenti che praticamente abbiamo tutti nelle tasche, ovvero i nostri smartphone, che comunque senza fare nessun sacrificio ci permettono di portare avanti lo stesso un canale YouTube, perché adesso da un telefono si può registrare, si può editare, si possono fare le miniature, si può gestire il canale e si può fare di tutto. Però ovviamente bisogna saper usare gli strumenti che si hanno a propria disposizione e soprattutto bisogna fare delle rinunce, perché ovviamente la qualità data da uno smartphone non sarà mai uguale a quella di una videocamera, come anche il programma di editing non sarà mai uguale a un programma di editing professionale per un computer. Però se siete disposti a rinunciare a un po' di comodità o un po' di qualità, comunque potrete ottenere
ugualmente dei grandi risultati anche servendovi solo del vostro smartphone. Quindi, in conclusione, la strada di YouTube non è affatto una strada semplice, ma se avete i requisiti adatti e la voglia adatta, potete anche raggiungere dei risultati inaspettati. Magari a volte richiede anche tanta fortuna YouTube, perché se si è fortunati, magari con i giusti tag o con i giusti video nei momenti giusti, potete anche riuscire a emergere in un batter d'occhio, come è successo ad alcuni canali che comunque si sono affermati nel corso degli ultimi anni. Fatto sta che se non avete questa botta di culo e volete comunque sfondare su YouTube, il modo c'è ugualmente, solamente che vi richiederà ovviamente molta ma molta più pazienza. E niente, io però comunque penso che ne valga la pena ed è per questo che vado avanti qui con la mia passione su YouTube. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia interessato, vi sia stato utile e vi sia piaciuto. E niente, io vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente nei prossimi video, nei prossimi giorni. Bella!